Quattro voci e la stessa passione per la musica. Chiara, Federica, Valentina e Marta sono i nomi delle artiste del complesso di Elettra, un gruppo musicale che ormai da 2 anni porta sul palco, in una veste inedita, i brani di grandi cantatrici italiani e internazionali. In occasione dell'Ittica Festival, stasera si esibiranno in piazza Blasco d'Aragona, a Capo d'Orlando. Il complesso di Elettra è nato in modo molto naturale, perché essendo noi comunque quattro amiche che ci conosciamo già da un po' di tempo, ci siamo ritrovate varie volte a suonare insieme, a feste, a casa, con tanti amici. E scherzando, anche con facendoci dei coretti, rifacendo delle canzoni che a noi stavano a cuore, abbiamo detto, ma perché no? Perché non buttarci e non uscire fuori da questo salotto di casa? Si fa musica proprio per il piacere di fare musica. Poi sicuramente l'idea di fare un percorso nel mondo femminile è qualcosa che forse ci permette di riscrivere un po' la nostra storia di persone, quindi anche di donne, attraverso chi lo ha già fatto, quindi artiste con cui in qualche modo ci identifichiamo. Quindi è una sorta di riscrittura della nostra storia, di racconto alla seconda. Noi ci ispiriamo prettamente a cantautrici, artisti, artiste e interpreti diciamo di vario tipo, che può essere da una Gabriella Ferri a una amata Gianni Russo alle moderne Spice Girl. Quindi abbiamo, diciamo, un portafoglio proprio pieno di artiste che ci ispirano continuamente. Abbiamo un sacco di voglia di suonare, di stare insieme, di divertirci, quindi siamo aperte a fare dei concerti. Noi di solito suoniamo a dei festival, ma facciamo anche degli house concert, di solito lo facciamo in estate durante il periodo estivo, e quindi i progetti per il futuro sono questi, o comunque trovare qualsiasi forma che possa permetterci di esprimere la nostra creatività, di stare insieme e divertirci. Il concerto più bello credo che sia personale, perché siamo quattro, credo che sia stato forse l'ultimo che abbiamo fatto al Sincero Festival, dove ci siamo divertite tantissimo. Suoneremo per il Pre-Ittica, che sarà il 27, e faremo un concerto tutto nostro insieme a questo evento, quindi saremo insieme a diversi artisti di arti figurative, ci sarà anche una presentazione di un libro e anticiperemo alcuni argomenti che verranno poi trattati al Festival Ittica, che si terrà a Capo d'Orlando.